Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP20 e non vi fate ingannare dalla classifica perché siamo usciti dalla qualifica 1. Cioè, raga, questo l'ultimo, che è Iannone, gira un secondo più forte di noi. La KTM ha seri problemi da quel che sembra, anche perché vedete che siamo tutte lì, non c'è una KTM che va meglio di altre. Secondo me pecca di sviluppo, abbiamo fatto una cazzata a passare in MotoGP con la KTM e lo vedremo. Abbiamo fatto sicuramente una cazzata a passare con un team che vuole la top 5, questo è poco ma sicuro, però vediamo. Intanto ragazzi dovremo seguire la gara dei nostri piloti, del nostro team di Moto3. Quindi vediamo un po' come funziona la questione. Io non so se ce la fa vedere a velocità normale o velocizzata. Comunque, una garetta ce la vediamo. Ok, non carica? Comunque, una cosa che ho notato, ragazzi, della KTM è che non perde tanto in frenata quanto nella prima apertura del gas. Quindi, più che migliorare l'elettronica, dovremmo migliorare il telaio e il motore. Perché a tutti gli effetti, come elettronica ci siamo, cioè nella prima parte della curva andiamo come gli altri. Il problema è poi quando iniziamo a uscire perdiamo tanta potenza. Qua commento da se è andato a far benedire. È stato un lungo weekend per i piloti della Moto3, ma finalmente è arrivato il momento della resa dei conti. Siamo in collegamento con la griglia di partenza. Allora Napolitano parte 12esimo. Avrà inizio. E Carmona 13esimo, dai, 12 e 13, vai, seguiamo la gara. Allora, partito bene Napolitano. Ah, non ci fa vedere. Ok, tipo. Ecco lì là, sia Carmona che Napolitano. Napolitano attualmente è settimo. No, aspetta. Gara di Moto3 che ovviamente sarà in gruppo. Vediamo Carmona invece il 12esimo, recuperato una posizione, adesso ne recupera un'altra. Dai, è così Carmona, dai, è bravo, bravo Xavi. Napolitano invece sesto, attenzione che stanno diventando alla grande i nostri. Oh, Napolitano quinto adesso, addirittura. Va a girare un po' sul corner, quindi non avrà un'accelerazione chissà che buona. Ma ce lo dà ancora sesto Napolitano. Carmona invece è dodicesimo, ha riperso la posizione, sorpassa all'esterno. Carmona adesso in lotta con McPhee, sembra almeno. Però viene simulato da Tarac. Niente, incontra con McPhee, sì. Ma è il mezzo giro che ha portato. Napolitano invece ancora sesto. Primo giro che si sta per concludere, siamo nell'ultimo settore. Ecco, questo è uno dei punti dove soffriamo tanto. In uscita da queste curve non abbiamo proprio trazione. Abbiamo tanto terreno. Ho trovato anche l'altro ragazzo d'assetto. Non c'è visto che tempo. Balano. Attenzione, Napolitano prova il sorpasso su il cacchio, non lo so. Ci prova all'interno. Dovrà alzarsi, penati. Infatti così è. Ma Napolitano è ancora alle spalle. Vediamo Carmona, Xavi. E attualmente ancora undicesimo in lotta con Salac. Finisce in questo momento. Vai che la Honda. Eccola là, ha superato anche Salac. Vai così. Attenzione, va a frenargli davanti. Rischio. Napolitano attualmente settimo. È stato superato ottavo addirittura. È stato superato da Migno. E attenzione anche Poggia che si insinua ottavo. Vabbè ragazzi, simuliamo il resto. Ma non si può mandare avanti. No. Vabbè
vabbè, simuliamo il resto, va, vediamo come finisce la gara. Mentre il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, Napolitano. Andiamo a dare uno sguardo Carmona alla classifica. Dai, non è male come inizio. Non è male come inizio, ma non abbiamo preso l'obiettivo. Vabbè, raga, la moto va sviluppata. L'Art Racing è in sesta posizione del mondiale. E adesso passiamo alla nostra gara, che sarà sicuramente un calvario, una sofferenza. Questo non è un circuito dove siamo mai andati bene, in realtà. Forse solo nella prima stagione in Moto3. Quindi resistiamo per questa gara. Probabilmente arriveremo ultimi, ve lo dico. Anche perché abbiamo girato un secondo più piano. Scusate, un secondo più piano, ma con la miscela di tipo 2. Quindi figurati con la miscela di tipo 1, che cazzo deve essere. Vabbè, che vi devo dire, è andata così. Un saluto a tutti i telespettatori dalla penisola del Qatar. I riflettori che illuminano a giorno il circuito di Losail sono accesi e tra breve lo saranno anche i motori delle MotoGP. Noi vediamo anche quest'anno, un po' come da tradizione, procede... su questo tracciato ci aspetta un... Come procede la stagione. Eccoci in diretta sulla griglia di partenza della classe MotoGP, dove i piloti e i tecnici stanno discutendo gli ultimi dettagli prima dell'inizio della gara. Allora, raga, come assetto non c'è niente da fare. Mettiamo il massimo dei giri a disposizione. Gomma anteriore soft nuova, gomma posteriore media, perché si surriscalda un pochino. E partiamo subito. Guardalo, guardi anche a me. Tra qualche istante inizierà il Gran Premio del Qatar qui a Doha e i piloti sono già pronti a fiondarsi tra le curve illuminate a giorno. Sicuramente cioè siamo partiti normale, ma questa moto in accelerazione non fa. Guarda gli annoni che si mette tutto all'esterno. Proviamoci. Niente, siamo ultimi ancora. Ora vedrete nel mio retino utile quanto è lenta la nostra moto. Guarda come ci rompa lo spargaloio. Rivela, attenzione, croci pericolosi. Attenzione, dentro. Dentro, però senza maccarci male, voglio dire. Vai. Guarda come accelera poco. È vero che lì gli altri mettono la prima, ma è anche vero che la nostra moto proprio non ne ha. Quindi così non si può chiedere. Marquez Junior. Scusi, Edith. Attenzione, zona punti. Ma che ci sorpassa. Guarda in accelerazione quanto perdiamo. Mamma mia. Dai che ci siamo ancora. Attenzione, chi era? Oliveira, no, Recuola. Almeno un punticino gara. E ora si ributta dentro, ma non ha capito niente. Guarda la scia ci aiuta tanto. Attenzione, Nakagami, occhio. Mamma mia, che staccata abbiamo tirato qua. Questa gara è di ambientamento, non vale. Rabat che mi ha rotto i coglioni nelle prove libere, cazzo. L'abbiamo proprio centrato. Cioè, Rabat praticamente usciva dai box e si metteva davanti e mi bloccava.
a sorpassi azzardatissimi. Dobbiamo migliorare l'erogazione, la potenza a bassi e medi regimi, perché non ne ha poco. Guarda, sono uscito da questa curva adesso, guarda, guarda come si allontanano. Poi la velocità di punta non è male, non è malaccio, però crediamo tanto nella prima fase di accelerazione. Siamo attualmente in 13ª posizione, le gomme stanno tenendo alla grande, direi. Abbiamo altri 6 giri. Acceleriamo subito. Guarda la Ducati come cazzo accelera. Lo riprendiamo, lo riprendiamo. Neanche con la scia. Largo Zarco, largo. Ci teniamo molto stretti qua, grande. Facciamo tanta fatica e quindi tendiamo a fare staccatone che vanno a finire spesso male come questa. La fine basterebbe poco. Cioè, siccome a differenza di quanto avveniva in Moto 2, hai più impattatina sul corpo, che non è mai un consegno. La marcia qua la mettiamo. Stavolta siamo usciti bene. A differenza delle Moto 2, siccome fanno veramente schifo, cioè non ti danno la minima risalita quando stai per cadere. Occhio che Zarco ci ha visto all'interno. Vediamo se ce la facciamo a fare il sorpassone della vita. Abbiamo messo la prima lì, ci stava in realtà. Però la nostra moto di accelerazione non ne ha, attenzione a non fare il frittatone con il francese, a non fare il long left. Ah, il frittatone francese, finalmente. Scusate, vado meglio. Adesso una bisaglia me l'ha data, attenzione. Ma ora Batman ha rotto proprio i coglioni, cioè è tutta la prova libera che... Guarda, ma dice, ma lo fa apposta, ma dai, ma che significa? Speriamo che su Ride l'intelligenza artificiale sia un po' meglio, perché veramente è così, lo segue. Guarda quanto perdiamo in accelerazione, guarda. Siamo comunque la prima delle KTM, a quanto ho capito. Guarda Rabat che si vuole buttare. Scusi Rabat, non ha capito proprio niente. Dentro su Zarco, sul cordolo addirittura. Zarco resiste. E ha più accelerazione, ragazzi, accelerazione che devo fare. Noi tiriamo la staccata della vita tipo questa e lui ci becca in pieno. Ci becca in pieno, cazzo. Ha visto che eravamo all'interno. Lui che fa? Chiude la traiettoria. O come nella realtà. Non sa guidare, esatto. Mi domande, chiedo come abbia fatto a vincere quei due mondiali in Moto 2. Attenzione. Ci piazziamo lì a fare la miscela grazie, vediamo se riusciamo a recuperare qualche altra posizione. Errore qua, vabbè, la più tenuta stasera. Guarda Mitriz che è classico, è molto sulla moto, alla Valentino, no?
a Riz, possiamo occupare la top 10, forse l'antenna si sta raffreddando. Occhio, forse non era il posto migliore per passare, infatti Riz si è messo in paura. Ha chiuso un attimo il gas, un archino qui, Riz si rifugia all'interno, carenatina in amicizia. Vabbè, ce la teniamo buona. E adesso abbiamo messo la miscela 2 e la moto tende un po' di più a essere nervosa. Come vi dicevo ragazzi, quando abbiamo scelto il tipo di motore da usare, abbiamo trovato molta difficoltà nelle gare veloci. Secondo me a Jerez ci aiuterà molto questo. Bagnaia. Ragazzi, siamo ai limiti della top 10. Chi l'avrebbe mai detto? Attenzione, attenzione. Niente, abbiamo stesso Bagnaia. Bagnaia sembra un po' in crisi comunque, perché sta girando molto piano. Allora facciamo una bella cosa, non vogliamo aspettare l'amicizia. Attenzione, il posteriore non me ne sono conto, sta perdendo tanto qui, fa attenzione anche a sinistra, si sta un po' surriscaldando. Dobbiamo tenere dietro Bagnaia, siamo in top 10 ragazzi. Aspettata attraversone qui. Ultimo giro. Questa gara di sofferenza. Morbidelli non lo prendiamo più. Però la top 10 è un gran risultato se la riusciamo a portare a casa, perché la gara non è ancora finita ovviamente. Cerchiamo di surriscaldare il meno possibile. Sull'undicesimo che è Bagnaia, che sta combattendo tra l'altro con Riz. Comunque non sono i nostri tempi essersi abbassati, ma sono gli altri ad aver alzato di tanto anche il ritmo. Della MotoGP si godono l'entusiasmo dei tifosi del Giro d'Onore, noi andiamo a vedere insieme la però classifica noi abbiamo finale fatto 53-2 raga, cioè mica male, abbiamo abbassato di un pottio il nostro best, forse seguendo le traiettorie degli altri ci siamo un po' adeguati, no? Bene, bene, abbiamo abbassato tantissimo. Vabbè, il DHL si è piazzato in diciamo posizione, KTM è in terza, la terza forza nel mondiale dopo Honda Yamaha. Allora, non dovrebbe farci vedere nessun festeggiamento, perché comunque l'obiettivo di gara non l'abbiamo preso. O sì?
Non mi ricordo, ragazzi, se l'obiettivo di gara era top 10. Eh no, top 5. Minchia. Però dai, hanno fatto quasi tutti i test di sviluppo in Moto 3. Allora, vediamo un po'. Allora, questo via. Sviluppo moto, motore o telaio? Io direi motore. Ah, ma non possiamo sviluppare una sega. E niente, come non detto. Allora, come sviluppo? Ci è arrivata la componente dell'engine brake che avevamo richiesto. E adesso io andrei a sviluppare il motore. Aumento prestazioni, maggior potenza massima, miglior allungo, massimo regime e medi regime. Miglior coppia, miglior allungo. Invece qua abbiamo riduzione e spostamento di carico, maggiore attività, miglior percorrenza, spostamento. No, dobbiamo agire sul motore allora. Dobbiamo proprio agire sul motore. Allora, spostiamo tutti i meccanici nell'area motore. Olè. E vediamo un po' se ci accumula abbastanza punti. Pagato un po' di stipendi, questi ancora niente, cazzo, per 50, per 15 punti. Vediamo invece per quanto riguarda il motore, sti cazzi, minchia, per 50 punti pure qua. Aumento prestazioni, e niente, passiamo alla prossima settimana. Olè. Adesso dovremmo poter sviluppare qualcosina. Allora, dal punto di vista del motore, possiamo aumentare le prestazioni o maggior potenza massima? Io direi aumento prestazioni. No, però qua ci aumenta anche la coppia, il che non sarebbe male. Qua ci aumenta massimi rendimenti e medi regimi, quindi sviluppiamo questo. 3 settimane, giusto? Eh sì. Tiè. Oh, e adesso viene Austin. Madonna, quanto si riducono il nostro stipendio. Va bene, ragazzi, allora noi per questo episodio ci lasciamo qui. Disastro per ora la KTM. Noi siamo stati la prima KTM sul traguardo, da quello che ho capito. Sì, le altre erano tutte dietro. Va bene, ragazzi, allora noi per questo episodio ci lasciamo qui. Grazie per avermi seguito. Vi ricordo di lasciare like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima con il Grand Prix of America. Americas. Ciao.